la casa non lo facciamo, signor Ferrari. Dai, signor Ferrari. Ho già fatto il passo. Guardi, signor Ferrari, ma che passo ha fatto? Dai, signor Ferrari, quella torre di Babele lì. Dai, su 6 livelli, 110 metri quadri. Te l'ho già detto, signor Ferrari, non riesci neanche a metterci la vasca da bagno, è costretto a fare la doccia. E la vasca non ci sta, signor Ferrari. Guardi, allora. Io le voglio venire incontro perché noi dell'immobiliariato siamo felici quando voi siete felici. Che bella cosa. Beh, aspetti che vedo se riesco a venire, incontro col prezzo. Aspetti un attimo, signor Ferrari, allora. Faccio un attimo i conti. Allora le faccio per tutti i mazzardati più i box semiautonomo, che dal signore di sotto lavora, la Pirelli stacca alle 5, quindi lei arriva con l'uomo. Allora, da 900 milioni che ne erano, sì, facciamo 870 milioni, non ne parliamo più, dai. No, dai. Dai, signor Ferrari, dai. Non mi interessa. E dai. Guarda, signor Ferrari, il tutto ovviamente pagabile con formula light. Sì. Sono rate di 7 milioni e 500 mila lire al mese, sono 3.200 euro, una cosa veramente light. Le interessa o non le interessa, signor Ferrari? Sinceramente no, la ringrazio. Non fa niente, signor Ferrari, noi dell'Ibubicaiasta abbiamo svariate prospettive abitative, tutte studiate per il nostro cliente, non si preoccupi, signor Ferrari, dai, magari tra qualche annetto ne riparliamo, noi siamo sempre qui per voi. Va bene. Noi siamo sempre qui per voi, questo è il motto proprio dell'Ibubicaiasta da più di 250 anni. C'era già Annibale Gaiazzo, mio bisnonno, Franco Gaiazzo, mio papà, insomma tutti, e adesso c'è Fernando Gaiazzo. C'è Raffaele! L'ho messo un po' da parte, mi scusi, signor Raffaele! Signor Raffaele, io l'ho chiamato per lei, ho perso un po' di tempo con il signor Ferrari, gentilissimo pure lui. Allora, signor Raffaele, so che lei ha deciso di comprarsi la casa e di mettere la testa a posto, la vogliamo lasciare quella bettola di via San Francesco 10? Vogliamo smetterla di dare quel milione, milione e cento, mese sì, mese no, alternato al proprietario? Vogliamo farci una cosa che anche la sua mamma è contenta, che si è sistemato, dai! Dai! Lei è fortunato, signor Raffaele, perché ha incontrato noi dell'Immobilcaiazzo. Allora, signor Raffaele, non la stresso con 1000 proposte che oggi ho anche io pochissimo tempo per lei. Magari nel pomeriggio poi provo a chiamarla al 348-7158. Ecco, quello lì, come fanno più di 1500 persone al giorno in Italia da quando quel burlone del signor Savini ha dato il numero alla radio, simpaticissimo lui. Tra l'altro io a lui gli ho già dato la cazza, un affarone anche a lui, Sì, in via Washington. Aspetti un attimo che nella mia agenda avevo un promemoria, sì. Mi faccio vedere. Ah, eccolo qua, sì. Signor Raffaele, con due cuoricini per dire quando mi sta a cuore lei. Allora, io ho trovato la casa, ce li ho scritti qua. Che stupido che sono stato. Avevo questa bellissima notizia per lei, signor Raffaele, stavamo ancora con lì ai convenevoli, signor Raffaele. Allora, siete, signor Raffaele. Le ho trovato una casa, si tenga forte. Sì. In Corso Como, a Milano. Proprio sopra la discoteca Hollywood. Sono tranquillo. Quella dove la domenica sera i calciatori vanno fino alle 3 di notte. Ecco, c'è pieno di discoteche lì, è tutta la zona del divertimento di Milano. Allora, signor Raffaele, contento? Pensi la sera come va a casa combinato. Poi quando conosce quelle signorine tanto simpatiche in discoteca, vuole mettere la comodità di portarsela subito di sopra per mezz'oretta? Certo. Bam bam bam, due pastrugnate e via. E diciamocelo, signor Raffaele, lei c'ha sempre il problema di mandarle via quando ha finito, che a Saronno chiamare un taxi viene mezzo milione. Invece no, lì c'è tutto, a Corso Como c'è la stazione, c'è il taxi, certo. C'è tutto. Al massimo, a chi le rompe i coglioni gli dai i soldi del treno. Scusi, che ho detto una parolaccia, Raffaele. Mi prendo le confidenze ogni tanto, mi scusi. A chi le dà fastidio, signor Raffaele, volevo dire. E non ancora sentite il prezzo, signor Raffaele. Sentiamo. Un bilocale su un livello, da personalizzare logicamente. Insomma, da mettere, ma due cose, perché è già quasi a posto. Se lo porto a casa con 4 miliardi e 200 milioni. Alla faccia del guardi che è un affarone, guardi, signor Ferrari. Pazzito. Ma signor Ferrari è un affarone. Signor Ferrari, si tolga un attimo, che sto parlando con signor Raffaele. Tutto naturalmente con Formula Light, signor Raffaele, che con le seratine che fa viene poco, perché sono 40 milioni al mese. Alla ora vi dico, chi non guadagna 40 milioni al mese? Dai, lì di voi, dai, lì di voi, dai. È contento, signor Raffaele? So che lei stava aspettando, lei, la sua mamma, la sua famiglia, il signor Nicola, Raffaele. Tutta un'occasione così. Dai, Raffaele, dai, me lo faccia a suo passo. Magari ci pensi con calma, mi chiama nel pomeriggio, dai. Allora, non mi interessa.
e poi in corso Como c'è troppo casino. Bravo, c'ha ragione lui. Oh. E no, e che cazzo? No. Si fa così. E sono 20 minuti che mi spacco la minchia del cazzo. Brutto pezzo di merda, figlio di un merdone! Tu sei un cazzo, tu mi hai rotto, no, signor cazzo, sto paio di vedi? Le vedi queste due cose?